Salve da Acropalati, oggi 1 agosto 2022, c'è un po' di vento stamattina a Acropalati. Che c'è di meglio che preparare anche per i giorni anche futuri le melanzane alla scapece? Ci sono tante versioni di come preparare le melanzane alla scapece. Io più o meno mi muovo in questo modo. Tutte queste cose che vedete sono pomodori. Abbiamo basilico, peperoncino, peperoni, poi abbiamo anche le melanzane tagliate a felluzze, a listarelle abbastanza spesse, ecco. Poi metto olio extravergine d'oliva a colata, le melanzane le faccio prima addolcire con un po' di sale, quindi le faccio spurgare un po'. Dopodiché io faccio in questo modo, metto un filo di olio extravergine d'oliva. Poi metto uno strato di listarelle di melanzane, sovrappongo un po' di peperoni e peperoncino, un po' di aglio, un po' di basilico, del pomodoro, ancora una colata di olio e si fanno tante pile fino ad arrivare alla parte alta. Si crea, diciamo così, questi strati che poi ovviamente nel cuocere si sciolgono e si amalgamano in maniera perfetta. È importante mettere anche nella fase, diciamo, iniziale per 20-25 minuti di cottura un coperchio in modo che tutti questi profumi possano rimanere intrappolati. Adesso sul fuoco per 20-25 minuti, col coperchio ancora altri 5-6 minuti andranno poi girate e rigirate finché non arriveremo alla nostra cottura perfetta. Ci vediamo dopo alla preparazione finale. Ecco la padella. Deve essere una padella molto capiente, poi dipende sempre dalla, diciamo così, dalla quantità. Adesso sono più o meno 1 chilogrammo di melanzane, forse anche 1,5 chilogrammi, pulite diciamo 1 chilogrammo, poi quasi 1 chilogrammo di pomodori, 300 grammi di peperoni, 4-5 spicchi d'aglio, una generosa quantità di basilico. Ancora ho messo ovviamente olio extravergine d'oliva e non dimenticate anche di mettere un po' di aceto. L'aceto va messo sempre in questo tipo di preparazione, senza abbondare troppo, perché l'aceto si sente troppo, comunque l'aceto va messo. Diciamo che in questo caso anche mezzo bicchiere di aceto per questa quantità è utile. Andrà bene. Adesso vedete, mettiamo a fiamma, diciamo così, media, non c'è bisogno di tenere la fiamma troppo alta e poi mettiamo il coperchio. Non dobbiamo fare niente più, è già tutto salato tutto. Per 25 minuti lasciamo in questo modo a fiamma media e poi verso la fine faremo altre procedure. Ecco, dopo più o meno 20 minuti, adesso come vedete il volume si è ridotto già del 40%, vedete? Mi sembrano tante, ma poi alla fine si riducono di meno. Adesso io con questa pinza apposita facciamo una bella girata. Eviterei di farle saltare perché sono ancora con tanto liquido, quindi anche con questa pinza possiamo tranquillamente girarle un po', anche se sono già abbastanza complete perché sono state fatte a strati, però noi diamo tutti i profumi. Un po' di pane casareccio, anche del vino rosato che ho comprato ieri con una birretta, come volete voi. Il vino rosato è anche giusto per questo tipo di preparati, quello bianco direi di no. Ma anche la birra va bene, la birra fresca andrà bene, ma anche il vino va bene. Cucinare richiede proprio questi movimenti, tutti possono cucinare, ma poi fa la differenza questo fatto che avere anche, come si dice, nel tatto, nella pinza, i giusti movimenti. Sono proprio queste qua le particolarità che rendono poi un piatto più saporito dell'altro. No, tutti potrebbero cucinare e fare il lavoro, ma sono questi dettagli che non si possono spiegare, ma sono intuizioni che fanno la differenza. Ok, io adesso direi di lasciare aperto, adesso facciamo andare ancora un altro po', non devono essere neanche bruciate, sono anche giuste da tenere morbide e saporite. Pomodoro veramente per monte, abbiamo anche quello che noi chiamiamo patataro, tutti aromi, olio, insomma un grande grande piatto. Eccoci qua, saluti da Acropalati, quello che vedete sono le nostre melanzane preparate alla scapece.
sono tante versioni per preparare le melanzane. Io ho utilizzato una versione, quella che avete visto. Adesso che facciamo? Con questa pinza che si utilizzerebbe per prendere gli spaghetti, possiamo prendere una farfalla. Che profumo! La rimanenza rimane nella padella con un coperchio e si può consumare anche fino a domani, ecco. Volendo si può mettere più tardi anche in frigorifero. Però queste cose sono anche gradevoli da mangiare anche un po' fredde, ma quando sono col suo profumo e il suo fumo non c'è paragone. I pomodori poi sono uno spettacolo. Abbondiamo, tanto è tutto al naturale, non ci sono tranne l'olio e il resto, credetemi, è tutto quanto abbastanza vicino. Una bella colazione ancora, ecco qua il nostro piatto, un buon pomodorino, una ecco. Sembra una cosa gradevole da mangiare con un po' di pane casereccio, si avvicina anche una birra volendo, ma io preferisco il vino rosato in questa occasione. Una goduria, a voi tutti una grande giornata da Michele Expert. Ecco, bella rimanenza anche per stasera e domani.